Do ora la parola alla ministra Lamorgese. Prego. Grazie Presidente, davvero sono lieta oggi di essere qua proprio per poter sostenere l'audizione per cui avevo dato la mia disponibilità fin dal quando sono stata chiamata. Avevo dato come disponibilità proprio il giorno 17, quindi il giorno dove poi si svolge, quando poi il Presidente mi aveva rappresentato l'esigenza di sostenerla prima l'audizione, perché dove il provvedimento sarebbe stato in aula la settimana precedente. Visto che i tempi si sono allungati, ho ritenuto necessario confermare la data del 17, come avevo dato disponibilità in precedenza, perché ritengo importante poter chiarire alcuni aspetti su cui avere anche la possibilità di confrontarmi con la Commissione e i rappresentanti i componenti della Commissione tutta. Quindi vorrei dire che colgo l'occasione per fare un punto di situazione su quelle che sono le misure adottate dal governo e in particolare dal Ministero dell'Interno. Nel corso di quest'anno noi abbiamo registrato senz'altro un aumento dei flussi migratori. Infatti, alla data del 15 di novembre abbiamo 32.000, circa 32.000 arrivi, di cui in grande parte, circa la metà, perché sono 12.430, di nazionalità tunisina, pari per la precisione al 38,7% del totale. L'aspetto del problema però non è l'entità dell'incremento, quanto piuttosto il fatto che gli arrivi si verificano nel pieno dell'emergenza Covid, il che è un fattore di complicazione per tutti gli stati, ma lo è in particolar modo per i paesi che sono geograficamente più esposti alla pressione migratoria, come l'Italia, che è frontiera esterna dell'Unione Europea. Adesso, prima di riprendere quelli che sono gli aspetti più rilevanti dell'iniziativa intraprese, vorrei fare una considerazione preliminare, sottolineando che il complesso delle misure dispiegate fino ad oggi è proprio volta a coniugare esigenze di priorità di tutela della salute pubblica in un quadro che tenga conto anche degli obblighi del nostro Paese in materia di protezione internazionale del migrante. Desidero iniziare questo mio intervento dai profili di carattere internazionale, nella convinzione che il fenomeno migratorio presenta, per la sua stessa natura, delle implicazioni globali e multilivello che rendono imprescindibile la cooperazione tra Stati realizzata sia in ambito dell'Unione che in ambito multilaterale e bilaterale. Per affrontare efficacemente il ruolo delle migrazioni è importante e cruciale il ruolo che assume su questo aspetto l'Unione Europea. E questo è un principio che ho sempre portato avanti anche nei vari consessi europei e da ultimo del GAI della scorsa settimana. La Commissione, quindi si tratta quindi un atto importante, quello del nuovo patto sulla migrazione e asilo, presentato dalla Commissione lo scorso 23 settembre, su cui noi abbiamo fatto ovviamente delle osservazioni, perché è vero che è un atto programmatico di legislatura, ma è pur vero che ancora non vede quegli aspetti di riforma di Dublino da noi auspicati. E soprattutto per quanto riguarda quelli che sono gli impegni degli stati di primo approdo. La Commissione sappiamo che intende attuarlo rapidamente e ha pubblicato diverse proposte di atti normativi, una tabella di marcia, però ripeto, lo sforzo negoziale dell'Italia è orientato a prevedere il maggior spazio possibile a meccanismi di solidarietà e di
ridistribuzione obbligatoria, se anche non completamente riferibile a tutti i numeri che sono ad oggi arrivati, ma è necessario che ci sia una solidarietà da parte di tutti gli stati europei, nei confronti degli stati di primo ingresso come il nostro, E su questo ci siamo, abbiamo fatto, diciamo, una nota congiunta anche con altri paesi che sono quelli di primo approdo, quindi parliamo di Spagna, parliamo di Grecia, parliamo di Cipro, di Malta, e su questo abbiamo avuto una linea comune rappresentata in Europa. Quindi è essenziale valorizzare il riconoscimento della specificità delle frontiere marittime, questo sì, con necessità di prevedere meccanismi di distribuzione dei migranti sbarcati, soprattutto e in particolare a seguito delle operazioni di ricerca e di soccorso in mare. Grande attenzione verrà riservata ad evitare procedure di frontiera che pongono in capo agli stati di primo ingresso ulteriori oneri rispetto a quelli già sostenuti. Centrali sono senz'altro le relazioni bilaterali con i paesi di origine e di transito dei flussi migratori, volti a promuovere forme di cooperazione, assistenza tecnica e partenariato. Abbiamo impresso su questo grande impulso proprio con i paesi di recente intensificati ancora di più con alcuni paesi, parlo della Tunisia, parlo dell'Algeria, due stati chiave sotto il profilo migratorio, puntando a una maggiore collaborazione, soprattutto sul fronte delle procedure di rimpatrio. Negli ultimi mesi, attraverso delle interlocuzioni dirette con i vertici governativi dei due paesi africani, abbiamo rilanciato la cooperazione bilaterale a tutto campo, anche coinvolgendo i commissari europei, tant'è che con la commissaria Johansson siamo stati in Tunisia il 17 di agosto ed è previsto anche un ulteriore viaggio sempre in Tunisia nella prossima decade di dicembre. È stato un modo inedito di dare a Bruxelles un segno tangibile della valenza strategica che la questione migratoria deve, secondo noi, assumere a livello europeo. Questa linea non ha mancato obiettivamente di dare i suoi effetti, tant'è che dopo il lockdown che ha comportato anche il blocco dei voli di rimpatrio, sono dei voli settimanali. Voi sapete che abbiamo due voli settimanali da 40 migranti ciascuno, abbiamo ottenuto dei voli aggiuntivi che ci hanno consentito di procedere più celermente alle operazioni necessarie di rimpatrio per coloro che non hanno titoli. Ricordo che la Tunisia è un paese di quelli che noi abbiamo dichiarato sicuro e che la maggior parte dei migranti che arrivano sui nostri territori non fanno richiesta di asilo. E quindi su questo aspetto devo dire che abbiamo avuto anche con l'Algeria un rapporto diciamo di partenariato che devo dire anche che si era interrotto dal 2017. Tant'è che i voli per l'Algeria sono avvenuti davvero in numero ridotto perché avevamo la difficoltà del riconoscimento di coloro che arriva da parte delle autorità consolari, di coloro che arrivavano sui nostri territori e invece adesso abbiamo istituito una task force con l'impegno da parte tunisina di inviare qui in Italia un pool di persone proprio per l'identificazione dall'Algeria direttamente, avendo soltanto due consolati loro in Italia.
d'Italia, che certamente Milano e Roma, che certamente non sono in grado di portare avanti tutte le procedure necessarie per i riconoscimenti. Quindi vorrei dire che ad oggi, nonostante le difficoltà dei rimpatri dovute, ripeto, al blocco dei voli, noi siamo riusciti a fare circa 3.000 rimpatri, per la precisione 2.988 ad oggi, di cui 1.564 verso la Tunisia. La maggior parte di questi, sono circa 1.200, l'abbiamo fatti dopo l'accordo che abbiamo avuto con le autorità tunisine, che hanno dato anche la disponibilità al momento di 10 voli aggiuntivi oltre quelli soliti programmati, come dicevo, di 2 al mese. Quindi apro poi un inciso anche relativo al livello di sicurezza sanitaria con cui vengono effettuate le attività di rimpatrio, forzato con l'impiego di operatori di polizia. È preciso che i migranti rimpatriati vengono sottoposti prima del volo internazionale, dopo il periodo di quarantena, a tampone molecolare per rilevare eventuali stati di positività al Covid, e che sono ammessi alla partenza soltanto i migranti di cui è stata accertata la negatività. Questo protocollo sanitario applicato anche a garanzia delle forze di polizia, addetto alla scorta, viene osservato anche quando il migrante uscito dal centro per il rimpatrio del CPR è imbarcato su un volo interno propedeutico poi al suo rientro coattivo nel paese di origine. Numeri così consistenti da arrivi da paesi sicuri come la Tunisia e l'Algeria, e quindi evidenziano che siamo di fronte a un problema di fenomeno di migrazione economica collegata senz'altro agli esiti della pandemia e alla fragilità dei sistemi produttivi e sociali di quei paesi. Non a caso le partenze hanno interessato anche fasce della media piccola borghesia o interi nuclei familiari, sulla spinta di una motivazione che, seppure comprensibile da un punto di vista umano, non può dare titolo a una permanenza regolare sul nostro territorio nazionale. Ribadisco che ai fini del loro allontanamento e del rimpatrio abbiamo continuato a seguire delle procedure e prassi utilizzate anche negli anni passati, fondate su norme consolidate da anni, mai mutate in nessun governo precedente, che contemplano anche l'ordine di allontanamento da parte del questore ai sensi dell'articolo 14 del testo unico sull'immigrazione, che prevede che nel caso in cui non ci sia la possibilità di trattenimento nei CPR si può provvedere al foglio all'allontanamento 4, salvo che poi quando laddove dovessero rientrare vengono, ed è capitato anche negli ultimi arrivi, gente, casomai migranti che avevano già fatto ingresso nel nostro paese, sono stati poi arrestati, quindi direttamente e mandati via in maniera coatta, e con un rimpatrio coatto. Ribadisco che quindi un'altra cosa, diciamo, che vorrei dire è la previsione che, secondo me, quello che come governo, secondo me, è opportuno che venga portata avanti, è la previsione di canali di migrazione regolari, perché incrementare i canali legali di accesso al nostro paese riduce certamente l'attrattività di canali illegali e diminuisce la forza, il peso delle reti criminali dedicate al traffico di esseri umani.
Mi soffermerò anche sui profili di carattere interno, a iniziare appunto dal sistema di accoglienza. Quest'anno, ripeto, una gestione del fenomeno migratorio ha dovuto misurarsi, come ho detto più volte, con la gravità della situazione della pandemia, che ha reso sicuramente tutte le operazioni più complicate. In tale direzione, un intenso sforzo organizzativo, sostenuto anche dal personale della Croce Rossa italiana, che è stata coinvolta, per tutte le attività necessarie di assistenza a coloro che sono in regime di quarantena, sono stati utilizzati proprio perché, tutti i migranti fossero sottoposti a screening sanitario, con tamponi, osservino quindi il necessario periodo di quarantena, e purtroppo abbiamo rilevato, anche a causa dei ripetuti periodi di quarantena, perché laddove risultava positivo, dopo il periodo dei 14 giorni, anche solo un migrante, laddove fossero collocati in un'unica, diciamo, area, quindi che potesse eventualmente prevedere e consentire anche uno sviluppo della pandemia, abbiamo dovuto trattenerli sulla nave anche oltre il periodo dei 14 giorni, con grave insofferenza e quindi con situazioni anche di atti di danneggiamento, come è avvenuto anche di recente a Monastir. In quest'ultimo caso si è fronteggiata la situazione trasferendo i responsabili nel centro di Macomer in funzione proprio del loro rimpatrio immediato. E sul piano sistematico, il fenomeno trova una risposta nell'articolo 6 del nuovo decreto legge di cui adesso parliamo, il 130, che rende più immediata la risposta punitiva dello Stato, prevedendo appunto anche in questi casi il procedimento, il rito per direttissima e l'arresto. Vorrei anche precisare che noi abbiamo, è stato nominato un soggetto attuatore, il capo del Dipartimento delle Libertà Civili, proprio per assicurare il rispetto delle misure di isolamento e di quarantena. Abbiamo utilizzato, come voi sapete, le navi, abbiamo 5 navi in quarantena e attualmente sono posizionate lungo le coste della Sicilia e sono presenti alla data odierna del 16, quindi di ieri, del 16 novembre, 2.730 persone. Aggiungo che per l'esigenza di sorveglianza sanitaria si è ricorso, oltre che a navi, anche ad apposite strutture individuate dalle prefetture, che vengono utilizzate però per coloro che vengono rintracciati, che sono stati rintracciati lungo la rotta, terrestre, e quindi, per loro, quindi noi abbiamo per esempio anche a Udine ci sta una caserma che stiamo utilizzando e che adesso per la quale stiamo facendo dei lavori di adeguamento per individuare perché venga ben definita l'area eventualmente destinata a coloro che risultino positivi al tampone, in modo da evitare qualunque contaminazione con gli altri presenti nel centro. Oltre alle verifiche sanitarie di cui mi sono soffermata, tengo a dire che vengono svolte tutti i controlli di sicurezza con interrogazione della banca dati nazionali ed internazionali. E questa prassi, come ho già avuto occasione di rilevare, Si riavvicini al microfono, altrimenti non la sentiamo più. ci consente di Ministro? fare subito.
quelli che sono i migranti presenti nelle banche dati, cosa che per esempio non è avvenuta appunto per l'attentatore, perché non era rilevato, non risultava né radicalizzato, né risultava le banche dati tunisine e non risultava neanche nei circuiti dell'intelligence, e quindi in modo da poter procedere con immediatezza al respingimento, al rimpatrio per motivi ovviamente di sicurezza e oppure di accompagnamento alla frontiera, là nei casi che abbiamo detto prima. Salvo quindi vorrei dire anche per quanto riguarda i minori non accompagnati, i minori sono aumentati diciamo in quest'ultimo periodo, tant'è vero che alla data del 16 novembre risultano circa 3.500 minori, e proprio per assicurare a questa categoria particolarmente vulnerabile una rete di protezione, l'obiettivo è quello di migliorare la qualità dei servizi, e a decorrere dal 29 ottobre sono stati attivati 658 nuovi posti proprio per i minori stranieri non accompagnati, finanziati dal Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo, che si aggiungono ai 3.779 posti già finanziati per un totale di 4.437 posti. Nella medesima ottica noi abbiamo anche il Fondo FAMI, che con il quale oltre a finanziare specifici progetti per azioni complementari al percorso di integrazione e inclusione sociale, comunica Pofila, quindi sono comuni, regioni, e sono stati stanziati circa 29 milioni di euro per l'attivazione nel biennio 2021-2022 di ulteriori 1.116 posti, quindi sono dei progetti specifici in cui abbiamo detto i cui beneficiari saranno a seguito di apposito bando le regioni o i comuni. Altro tema è quello dell'attività delle commissioni territoriali, che voi sapete che abbiamo 20 commissioni territoriali, 21 sezioni, e dall'inizio dell'anno sono state presentate circa 22.000 richieste d'asilo, e le decisioni adottate, con riferimento ovviamente anche a quelle degli anni pregressi, sono state circa 36.800. Il decreto legge, quindi entriamo proprio nel vivo del decreto legge, 130 interessa numerosi ambiti di competenza del Ministero dell'Interno, e qui mi limiterò a ricordare quelli relativi alla gestione dell'immigrazione, che illustrerò appunto nei loro profili di novità, mentre sopra ho esposto i dati sull'attività, quindi qui il focus è proprio su quelle che sono le novità, le innovazioni strutturali di quelli che sono gli istituti di diritto interno concernente le migrazioni. L'atto normativo trova la sua genesi nelle riflessioni del governo e delle forze politiche di maggioranza sulle disposizioni introdotte dai decreti cosiddetti decreti sicurezza 1 e 2, alla luce delle osservazioni che sono state formulate dalla Presidenza della Repubblica in occasione del varo di tali dei documenti e dei provvedimenti. Si è posta attenzione alla coerenza delle disposizioni legislative interne con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani, quindi la CEDU, e le norme della direttiva procedura, la direttiva 2013 la numero 32 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 26 giugno 2013.
Si è intervenuto anche su criticità applicative che il provvedimento aveva determinato, un primo gruppo di novità, quindi abbiamo detto che laddove il decreto legge 113 aveva eliminato la clausola di salvaguardia degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato per i casi di rifiuto o revoca dei permessi di soggiorno, il provvedimento provvede invece a ripristinare quella formulazione. La disposizione poi che prevede la possibilità di vietare o limitare il traffico, il transito, quindi la sosta di navi nel mare territoriale per fini della tutela dell'ordine di sicurezza pubblica o di contrasto al traffico di migranti via mare è stata riscritta con l'obiettivo di escludere che tale disciplina possa applicarsi ai casi di operazioni di salvataggio poste in mare nel pieno rispetto delle convenzioni internazionali in materia. Vale a dire, preciso quali sono questi aspetti, sono la comunicazione al centro di coordinamento e allo stato di bandiera e che siano rispettate le indicazioni della competente autorità per la ricerca e soccorso in mare. Nel caso invece in cui sia disposto il provvedimento di divieto, ricorrendo nei presupposti, si specifica che viene portato a conoscenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, prima della sua adozione. Altra innovazione riguarda la natura e l'entità delle sanzioni, anche su questo c'era stato un rilievo da parte della Presidenza della Repubblica e quindi si passa dal regime sanzionatorio precedente amministrativo a quello penale, più severo sul piano probatorio in virtù del riferimento all'articolo 1102 del codice della navigazione. Le sanzioni prevedono la pena reclusiva fino a 2 anni, cui si aggiunge la multa fissata ora nei limiti edittali minimi e massimi da 10 a 50 anni. Ritengo opportuno chiarire un aspetto che giudico dirimente ai fini dell'esatta individuazione e comprensione della portata dell'intervento, ed è questo: il divieto di sbarco in effetti non ha mai riguardato, così come non può riguardare ora, quelli che sono gli sbarchi autonomi, i cosiddetti sbarchi fantasma. Perché gli eventi tali, questi eventi di sbarco fanno, diciamo, quello che va attuato, quello che dovrebbe, che noi cerchiamo di fare con gli accordi con i paesi terzi, sono quelli, cioè accordi che dovrebbero, che prevedono accordi su questo genere, adesso su questo poi mi dilungherò dopo, quella che è la nostra linea ultima che abbiamo assunto con i tunisini, le autorità tunisine, perché nel momento in cui si mettono in viaggio, ovviamente non abbiamo la possibilità di vietare l'ingresso nei nostri porti e parliamo sempre di questi sbarchi autonomi, sbarchi fantasma, che sono purtroppo sempre arrivati anche negli anni precedenti, e quindi ben conoscete com'è la situazione, differente da quelle da altri tipi di arrivi. In questi casi, quindi, non abbiamo nessuno che segnali il loro avvicinamento alle nostre coste e tantomeno ovviamente nessuno che faccia riferimento al centro di coordinamento di un porto sicuro, perché arrivano con imbarcazioni davvero diciamo con grande difficoltà. E non a caso, quindi, è un fenomeno difficile da fronteggiare, perché quando ci sono avvistamenti, anche grazie all'attività di sorveglianza marittima o aerea che viene svolta quindi dalle
nostri assetti o da quelli di Frontex, non abbiamo, ripeto, la possibilità di impedire perché ci troviamo di fronte a condizioni di estrema difficoltà e insorge l'obbligo previsto dalle convenzioni internazionali del diritto del mare di intervenire a soccorso e di mettere in sicurezza i migranti. E quindi la vera e unica strada su cui veramente io insisto sempre anche a livello europeo è quella di agire come prevenzione, cioè di concentrare gli sforzi sulle partenze, soprattutto, ed è quello che io ho rappresentato in Europa, ai vari commissari, alla commissaria Johansson, e al commissario Varel, che ripeto con cui siamo andati in Tunisia, è quello di intervenire sui paesi di partenza cercando di migliorarne le condizioni di vita in modo da evitare queste diciamo, partenze che non sono controllate in maniera adeguata. E anche su questo noi abbiamo fatto una proposta alle autorità tunisine, che è quello di collaborare al fine di indicare, di far presente con un alert con dei nostri assetti navali o aerei, in modo da comunicare nell'immediatezza eventuali partenze, ovviamente fuori dalle acque territoriali tunisine, in modo da dare alle autorità competenti l'onere di andare a recuperare, ripeto, trattandosi di persone che non fanno neanche richiesta d'asilo e che quindi una volta arrivati qui da noi, dopo qualche giorno, noi procediamo immediatamente ai rimpatri nei limiti numerici che ci siamo detti. Quindi direi che alle ipotesi quindi previste di cui ora abbiamo parlato, si aggiunge anche i casi di protezione complementare relativo al rischio di subire trattamenti di trattamenti inumani o degradanti e al rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare proprio in attuazione degli articoli 3 e 8 della CEDU, perché a quello ci siamo ispirati tenendo presente quelle che sono le norme di diritto internazionale da cui non si può, diciamo, non possiamo discostarcene. Il provvedimento tocca anche gli aspetti inerenti alle commissioni territoriali che vengono modificate alcune procedure, come ad esempio nel caso di domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento, la cosiddetta domanda sulla scaletta, per la quale la norma prevedeva l'inammissibilità ope legis, però la competenza ora è attribuita al presidente della commissione territoriale che deve decidere in 3 giorni dalla domanda. Sull'ammissibilità appunto della domanda. Ancora in termini di procedure sono previste salvaguardie per le persone vulnerabili, le cui domande non possono essere rigettate per manifesta infondatezza e per i minori non accompagnati che non possono essere sottoposti a procedura accelerata. Se il decreto legge quindi migliora alcuni aspetti, bisogna anche dire che non arretra sul fronte dell'esecuzione coattiva della legge, per questo il decreto legge si occupa anche del trattenimento degli stranieri da espellere, con la finalità di incrementare la tutela dei diritti delle persone trattenute, ma anche di rendere più efficaci le misure espulsive e di contrastare meglio le manifestazioni di violenza che spesso avvengono appunto nei centri di trattenimento. Si prevede anche uno strumento di reclamo al Garante nazionale per i diritti delle persone detenute o private della libertà personale,
Si agisce sulla riduzione del periodo massimo di trattenimento nei CPR da 180 a 90 giorni, con un aumento di 10 giorni per laddove si tratta di migranti che appartengono a paesi sicuri, per cui casomai c'è una necessità di un ulteriore lasso di tempo ai fini di completare le procedure di rimpatrio. Devo dire che l'esigenza per arrivare, per cui si è arrivati a questa riduzione del numero dei giorni è dovuta al fatto che i CPR ad oggi comprendono 1.525 posti. Di questi sono attivi, diciamo, 700 circa per i danni appunto causati nel corso degli anni dai trattenuti, tant'è sono in corso le opere di manutenzione degli immobili. E occorre anche dire che il fatto che tante volte si dà il foglio di via è proprio perché occorrerebbe che i CPR fosse a porte girevoli, cioè dovrebbero stare poco tempo al fine di consentirne poi il rimpatrio e consentire agli altri che nel frattempo arrivano e che non hanno titolo a permanere di andare nei CPR, cosa che purtroppo con la permanenza allungata, perché 180 giorni è un periodo abbastanza lungo, ha fatto sì che si creasse diciamo, un tappo a quello che è la possibilità di far rientrare nei CPR altre persone non aventi titolo. Quindi una delle motivazioni sicuramente è questa. Stiamo cercando di individuare anche altri centri d'intesa con i presidenti delle regioni, come previsto dalla norma, e questa è una procedura che abbiamo già avviato da vario tempo e stiamo facendo la ricognizione sui territori, sulle disponibilità che man mano quindi ci verranno poste all'attenzione. Sono poi individuati i criteri prioritari per il trattenimento, quindi che riguardano appunto i condannati per reati ostativi al rilascio del visto di ingresso, del permesso di soggiorno e cittadini di Stato con cui l'Italia abbia stipulato intese anche tecniche per la riammissione. Ed è quello che stiamo facendo ora, per esempio, con i tunisini, tant'è che riusciamo a riempire quasi sempre i voli. Dico quasi sempre perché tante volte l'autorità consolare tunisina all'ultimo momento non riconosce l'identità e quindi come facente parte, quindi come tunisino, colui che noi stiamo rimandando indietro, e quindi talvolta capita che i numeri siano più bassi, ma diciamo che la maggior parte delle volte i voli partono completi proprio perché abbiamo avuto questi arrivi in numero elevato dalla Tunisia e quindi stiamo cercando di fare il più possibile, però voi capite bene che i posti nei CPR, anche se fossero tutti posti diciamo attivi, non sarebbero sufficienti per i numeri che noi abbiamo attualmente sul territorio. Quindi il provvedimento opera anche una revisione del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo, precisando quindi la diversa articolazione dei servizi tra i diversi livelli e nel disegno complessivo presso i centri governativi ordinari CAS, quindi si svolge la prima assistenza, quindi i CAS rimangono, viene svolta la prima assistenza, però si erogano i servizi già oggi previsti, però viene rafforzata la portata e l'efficacia con il supporto di attività di assistenza psicologica e con corsi di lingua italiana. L'aspetto di maggiore rilevanza e di novità riguarda la riforma del sistema SIPROIM, che è il nuovo sistema di accoglienza di secondo livello, introdotto dal decreto
dal provvedimento denominato SAI vengono ora immessi nei limiti dei posti disponibili anche migranti che non avevano più accesso a questa forma di accoglienza in quanto estromessi dal precedente sistema SPRAR. Ci riferiamo ai richiedenti asilo, ai titolari di protezione speciale, ad altre categorie di persone vulnerabili, tra le quali quelle che hanno avuto nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo regime il riconoscimento di protezione umanitaria. Proprio questi ultimi, per effetto dei precedenti decreti, si sarebbero trovati al di fuori dei sistemi dei circuiti dell'accoglienza e come tali quindi sottratti a ogni forma di accoglienza e di controllo sociale con effetti di ricaduta anche sul piano della sicurezza. Un ulteriore aspetto è quello relativo all'iscrizione anagrafica, su questo aspetto c'è stata una sentenza della Corte Costituzionale, quindi è stata adeguata la norma in base a quello che ha detto la Corte, che ha dichiarato l'illegittimità del decreto legge 113 nella parte in cui si precludeva la registrazione anagrafica richiedente asilo e quindi viene ripristinato il diritto all'iscrizione. Poi sotto il profilo dell'immigrazione si completa con altre disposizioni, tra le quali ricordo il ripristino della possibilità di avviare i richiedenti protezione internazionale a lavori di pubblica utilità e poi la riduzione del termine massimo di definizione dei procedimenti per il riconoscimento della cittadinanza italiana da 48 a 36 mesi. Diciamo che dai dati e gli elementi che adesso in così generali ho voluto enunciare, emerge che l'esigenza che il processo dell'immigrazione, processo complesso che ha necessità di essere governato con un approccio che non deve far mai mancare i principi di sicurezza e su quello ne siamo tutti consapevoli, unitamente a quelle che sono le esigenze di tutela della dignità dei migranti. Maggiore dignità, maggiore controllo, efficacia soprattutto di quella che è la risposta preventiva e repressiva. Questa è un po' la sintesi del lavoro che è confluito nel testo che voi avete e che adesso è all'esame del Parlamento. Sono pronta alle domande che volete eventualmente farmi. La ringrazio signora Ministra. Ora diamo spazio agli interventi dei gruppi. Come ho detto, cerchiamo di regolarci in questa maniera. Interventi per massimo 5 minuti da parte dei gruppi, anche uno o più interventi. Se volete dividervi il tempo tra di voi potete tranquillamente farlo, ma basta che restiamo su ogni giro in 5 minuti. Allora, andiamo per ordine secondo questo elenco che ho sotto gli occhi. Quindi ho il primo intervento da parte della Lega, il collega Molteni, poi Forza Italia Ravetto, Fratelli d'Italia Prisco e poi vediamo. Prego Molteni. Grazie Presidente, ringrazio il Ministro per la presenza e per le riflessioni fatte. Ovviamente ascolterà anche delle critiche, delle obiezioni rispetto al quadro idilliaco che il Ministro ha fatto sulla gestione dei flussi migratori nel nostro Paese. Ho la netta sensazione invece che la realtà del Paese vada in una direzione esattamente opposta. Chiedo però una prima cosa al Ministro. Il Ministro in una conferenza stampa al Viminale il 30 di ottobre, il giorno dopo dei fatti di Nizza, ha fatto una dichiarazione dal mio punto di vista estremamente grave che vorrei spiegasse. Il Ministro ha detto che i decreti sicurezza hanno prodotto insicurezza, lasciando intendere che chi l'ha preceduto al Ministero dell'Interno con i decreti di sicurezza ha messo in pericolo la sicurezza del Paese. Credo che questa sia un'affermazione estremamente grave e credo che il Ministro debba dare una risposta, anche perché il Presidente del Consiglio di quel governo è esattamente l'attuale Presidente del Consiglio. Ministro, io credo che la situazione non sia così idilliaca come lei l'ha rappresentata, perché oggi siamo a 32.000 sbarchi contro 9.900 esattamente di un anno fa in piena pandemia.
Abbiamo 12.400 tunisini che sono sbarcati nel nostro paese a fronte di 1.000-1.200 rimpatri. Abbiamo 4.000 minori stranieri non accompagnati a fronte dei 1.600 dell'anno scorso. E voi sapete benissimo quanto sia il costo della gestione dei minori stranieri non accompagnati che grava in modo particolare sui comuni. Le prime quattro nazionalità di sbarco sono di quattro paesi sicuri, dove non c'è guerra, non ci sono persecuzioni, non ci sono torture. Il dato drammatico è che i flussi migratori aumentano per l'Italia, ma diminuiscono per gli altri paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Diminuiscono per quanto riguarda la Spagna, diminuiscono in Grecia, a Cipro e a Malta. E tra l'altro aumentano in Italia, laddove oggi abbiamo una mobilità nazionale mondiale che è sostanzialmente bloccata. Io credo che delle riflessioni devono evidentemente essere fatte. Al Ministro dico: avete stracciato i decreti Salvini probabilmente più per cancellare Salvini che non per dare una risposta di sicurezza al Paese. Si dovevano cancellare i decreti Salvini perché i decreti Salvini erano dei decreti disumani. Io le faccio il quadro di quella che è la situazione attuale del Paese. Ministro, non so se mai è andato a Lampedusa. C'è un centro di accoglienza, lo spot di Lampedusa, il centro di primo soccorso di Lampedusa, che sta esplodendo. Gli hotspot sono al collasso, i centri di prima accoglienza esplodono, i sindaci, destra, sinistra, grillini, sono arrabbiati, furenti, in modo particolare laddove ci sono gli sbarchi. Ci sono assembramenti, c'è promiscuità, tanto sui barconi quanto nel centro di accoglienza. Non c'è distanziamento, gli italiani sono chiusi in casa, per gli italiani vige la regola delle zone rosse, dove ci sono gli immigrati ci sono le zone verdi. Obblighi e limitazioni agli italiani, diritti agli immigrati, nella stragrande maggioranza dei casi, migranti economici, quindi illegali. Ci sono le fughe dai centri che rischiano di essere una bomba sociale di contagio sanitario enorme. Ci sono le forze dell'ordine che vengono picchiate e aggredite un giorno sì e l'altro pure. Ci sono rivolte nei centri di accoglienza e ci sono rivolte nei CPR. Sui CPR, Ministro, sta roba delle porte girevoli è abbastanza sconvolgente, perché coloro i quali escono dal CPR in teoria dovrebbero essere espulsi. Se c'è la logica delle porte girevoli, chi esce dal CPR non viene espulso ed è tendenzialmente un soggetto pericoloso, un soggetto che ha commesso dei reati, un soggetto rispetto al quale il paese ha degli accordi di rimpatrio, evidentemente lo rimettiamo in libertà e poi succede quello che è successo con il killer di Nizza, che anziché espellerlo e metterlo su quegli aerei che lei prima citava, gli abbiamo dato il foglio di via, l'abbiamo rimesso in libertà e sappiamo com'è andata a finire. Come fate a dire che fate più rimpatri se dimezzate il periodo di trattenimento dei CPR? 180 giorni era già un periodo limite per poter trattenere, per poter identificare, fare gli accordi e avere tutti i documenti diplomatici per riportarli nel paese d'origine. Aveste previsto la possibilità del reclamo al clandestino che tendenzialmente ha commesso reati, può addirittura reclamare per le condizioni in cui viene trattato. Non ci sono nuovi CPR, Ministro, noi ne abbiamo fatti tre, lei non può dire che ci sono delle interlocuzioni in corso con le regioni. Ci deve dire se ci sono nuovi CPR e nuove strutture di trattenimento. Collega Molteni, l'avviso non ci sono, del tempo, un non minuto ci sono, ancora. Non ci sono nuovi accordi di rimpatrio. Io vorrei capire se i rimpatri saranno rimpatri nazionali o saranno rimpatri europei, perché probabilmente, Ministro, lei col suo collega Di Maio non parla, perché il collega Di Maio ha detto non ci saranno più rimpatri nazionali, ci saranno soltanto rimpatri europei pagati dall'Europa. Non vedo ad oggi rimpatri europei. Non ci sono incentivi, cosa che avevamo messo noi nel decreto sicurezza 2 per quei paesi terzi che prendono i propri immigrati, e le rivolte scoppiano. Via Corelli, che lei conosce bene essendo stato prefetto a Milano, sa la situazione drammatica. Ministro, avete cambiato addirittura le procedure delle domande d'asilo, funzionavano bene, procedura prioritaria, procedura accelerata. Lei ha citato il caso della scaletta, dell'immigrato che viene allontanato, che ha presentato domanda d'asilo, domanda bocciata, immigrato irregolare, lo stiamo espellendo, presenta domanda d'asilo ovviamente per rallentare la procedura di espulsione. Con noi c'era l'inammissibilità automatica ope legis della domanda, voi lo trattenete e gli fate ancora una nuova domanda d'asilo. Ministro, altra cosa che secondo me è allucinante, noi espellavamo coloro i quali arrivavano dai paesi sicuri, le procedure accelerate le abbiamo inserite noi entro 5 giorni, voi prevedete 9 giorni, perché 4 giorni in più di espulsione nei confronti di coloro i quali arrivano dai paesi sicuri? La Tunisia è un paese sicuro. Un'ultima domanda, Presidente. Abbiamo parlato di Europa. Io credo che il Ministro Lamorgese ci deve dire che fine ha fatto l'accordo di Malta, che fine ha fatto la distribuzione preventiva dei migranti, che fine ha fatto la rotazione dei porti, ma non la rotazione dei porti italiani, la rotazione dei porti europei. Ci deve dire che fine farà il Migration Act, che è appena stato approvato in Europa, che rischia di essere un dramma per il nostro Paese.
che fine ha fatto la cancellazione di Dublino? Siccome il ministro, e chiudo, Presidente, cortesemente, abbiamo la fortuna e l'opportunità di avere il ministro, sì, una volta ogni tanto, il ministro è così cortese che ci ascolta, l'ultima domanda che pongo, ministro, è esattamente questa. Lei disse il 23 di settembre del 2019 che l'Italia sulla gestione dei flussi migratori non è più sola. No, l'Italia non solo non è sola, ma l'Italia è completamente isolata dal resto del mondo. Grazie. Molteni, grazie. Ora Ravetto, prego. Grazie Presidente. Io attoccherò velocemente tre punti e cercherò di metterci poco tempo perché voglio lasciare spazio anche ai miei colleghi del gruppo. I punti, Ministro, sono questi. Noi la ringraziamo di essere venuta oggi in teleconferenza. Ci ha parlato di confronto, però le segnaliamo che questo confronto in questa Commissione non lo stiamo vedendo. Le segnalo che qualunque tipo di emendamento, parlo per il gruppo di Forza Italia, non ha avuto neanche la possibilità di un minimo accantonamento. Le segnalo che addirittura emendamenti che erano condivisi dalla maggioranza, da noi proposti, hanno ricevuto parere contrario ed sono stati costretti i membri di maggioranza a ritirarli in modo da poter dare a noi parere contrario. Quindi ci spiace, ma sentiamo parole di confronto, però già negli atti, primo articolo di questo provvedimento, questo confronto non ci pare vederlo da parte della maggioranza. Vengo nel merito del provvedimento. A noi preoccupa molto che di fatto voi state reintroducendo il meccanismo della protezione umanitaria. La chiamate in altro modo, l'avete sostituita con un meccanismo ancora più farraginoso, però Ministro, lei sa benissimo che parliamo di forme di protezione che non esistono nel resto dell'Europa, quindi con questo provvedimento ci allontanate ancora una volta dall'Europa e soprattutto ci allontanate da quel principio che noi abbiamo sempre portato avanti, e cioè che chi ha diritto di stare in Europa ha diritto di stare in Italia, ma chi non ha diritto di stare in Europa non può avere diritto di stare in Italia. In realtà di nuovo introducete un meccanismo di protezione diffusa che porterà nuovamente a sanatorie mascherate, che porterà nuovamente a una discrezionalità altissima da parte dei magistrati. Allora la domanda a lei è questa. Premesso che ho capito che lo vorrete fare, perché non ci date la possibilità neanche di discutere, neanche di perimetrare. Scusate colleghi se potete, grazie. Lei si rende conto, oggi ci ha detto giustamente, le commissioni territoriali hanno una gravosità di ricorsi, hanno fatto 32.000 sentenze. Lei si rende conto che dal giorno successivo all'entrata in vigore di questo provvedimento, anzi parliamo della conversione in realtà, le commissioni territoriali saranno paralizzate, perché avrete un incremento di domande incredibili. L'ha detto lui stessa, la maggior parte di quelli che arrivano, delle persone che arrivano sul nostro territorio non fanno domanda, non chiedono lo status di rifugiato. Quindi ha intenzione, almeno visto che reintroducete questo meccanismo, di potenziare le commissioni territoriali? Altro punto sempre più su questo. Nel momento in cui introducete di nuovo questa forma di protezione, che ripeto, per noi è una sanatoria mascherata, ha intenzione di diversificare nell'ambito dell'accoglienza, nell'ambito degli SPRAR, le spese che verranno sostenute dai cittadini italiani per questi soggetti? Perché io le segnalo che in questo provvedimento, immagino anche su spinta dei 5 Stelle, si introducono dei concetti tipo lo psicologo, tutti i meccanismi di oltre integrazione. Io la vorrei chiamare una protezione più che diffusa. Allora, non diciamo che queste cose magari non vadano fatte in assoluto, ma dovrebbero essere fatte esclusivamente per i soggetti che siamo certi rimarranno sul nostro territorio, non per quelli che hanno titoli così discrezionali o che comunque a un certo punto dovranno rientrare. Ultimo punto, ONG. Ho sentito, Ministro, che lei ha detto abbiamo modificato le sanzioni portate dal precedente governo perché ce l'ha chiesto il Presidente della Repubblica. Io credo che su questo si debba essere più precisi. Il Presidente della Repubblica non ha contestato le sanzioni amministrative in capo delle ONG che voi eliminate, e ricordiamocelo, le eliminate per quelle ONG che arrivano sui nostri porti senza autorizzazione nell'ambito delle 12 miglia, quindi voglio dire che fanno una cosa gravissima, ma semplicemente aveva detto che forse non c'era proporzionalità, mi corregga poi Molteni se sbaglio, tra la sanzione prevista originariamente molto bassa, sanzioni decisamente più pregnanti che avevano introdotto, quindi parliamo di molti più denari introdotte dal governo e in particolare dal ministro Salvini. Ma sul concetto di sanzione amministrativa la cosa non è in discussione, non è in discussione neanche in Europa, perché segnalo che in Spagna c'è questo meccanismo, eppure nessuno l'ha contestato. Allora, anche su questo, Ministro, io so che lei, ad esempio, recentemente, ha fatto dei fermi amministrativi sulle ONG. Lei, di fatto, contesta le ONG delle irregolarità quando arrivano sui nostri porti. Io non resto a dire che sbaglia, anzi, però le dico che forse certe volte mi pare il suo sforzo per monitorare un po' queste ONG che lei stessa sa non essere esattamente in linea con i nostri principi di diritto. Non sarebbe più onesto ridiscutere il tema delle sanzioni?
Perché fare i fermi amministrativi, ripeto, a noi va bene, ma ci pare quasi un escamotage. Non può dare la chance all'opposizione di aiutarla a ripristinare un equilibrio tra quella che è la sua esigenza di ministro, e noi la conosciamo perché lei sta facendo i fermi amministrativi, anche se sono cosa diversa dalle sanzioni, e questa maggioranza che probabilmente anche un po' ideologicamente vuole smontare l'assetto precedente. Grazie collega Ravetto, praticamente ha esaurito tutto il tempo a disposizione di Forza Italia. Ora Prisco, Fratelli d'Italia. Sì, grazie Presidente. Buongiorno Ministro. Ma guardi, gli italiani si fanno un sacco di domande, noi abbiamo l'onere e l'onore di provare a rappresentarle, perché nella gestione di situazioni analoghe diciamo, le modalità di approccio sono assai differenti e creano dei forti squilibri. Voi chiudete per decreto le attività, fate un decreto per aprire i porti. Noi vorremmo che almeno in questo momento di emergenza i porti fossero chiusi, in realtà lo vorremmo sempre. Vorremmo per esempio che questa cosa, sappiamo, aggrava fortemente anche il lavoro delle forze dell'ordine, che lamentano carenze di organico e di strumenti per poter far fronte a questi nuovi problemi. Sanate gli immigrati clandestini dopo la sanatoria della Bellanova, perché di fatto questo è, ma non risanate i costi fissi delle imprese e delle famiglie. Queste sanatorie costano dei soldi. Noi vorremmo invece che si cancellasse la sanatoria di questo decreto e, per esempio, come lei dice, però non fa perché non sta scritto da nessuna parte, si riaprissero i canali ordinari di immigrazione regolare, perché mi pare che qui si faccia di tutto per favorire l'immigrazione irregolare e per vietare di venire invece a chi le regole le rispetta e le vuole rispettare. Se gli italiani violano la quarantena e le disposizioni restrittive vengono giustamente sanzionati, se gli immigrati, come è accaduto nei centri, violano la quarantena, peggio, aggrediscono le forze dell'ordine, non succede niente. Noi chiediamo che questi vengano rimpatriati. Se si vieta agli italiani e si invitano gli italiani di fare assembramenti, giustamente, lei mi deve spiegare quello che è successo a Napoli l'altro giorno, dove davanti all'ufficio immigrazione c'era una folla indisturbata di persone che andavano di fatto a utilizzare la sanatoria che avete messo in campo. Le forze della sua maggioranza chiedono di schedare le forze dell'ordine, lei ovviamente non dice niente per difendere i suoi uomini, e invece non sappiamo, non schediamo, non sappiamo chi arriva nel nostro paese. In Europa, questa è la cosa molto preoccupante, gli stati del nord si incontrano per parlare di sicurezza e di terrorismo, l'Italia viene scientificamente esclusa, poi insomma le hanno mandato un messo diplomatico francese per dire che i rapporti erano a posto, ma il dato di fatto è evidentemente il riferimento ai fatti di Nizza, dove un immigrato clandestino è sbarcato a Lampedusa, ha attraversato l'Italia, è andato in Francia e ha fatto quello che purtroppo le cronache hanno raccontato. Vogliono fare il Consiglio di sicurezza che vigila sugli stati di primo approdo, tradotto sull'Italia, forse sospenderanno Schengen, l'Italia rischia così di diventare il campo profughi d'Europa. Mentre dovreste andare, a nostro avviso, in Europa a chiedere il blocco navale. Lei cerca di dirlo diplomaticamente in mezzo alle parole perché sa che la sua maggioranza su questo punto non la appoggia. Forse un altro sistema potrebbe essere quello della richiesta di protezione umanitaria nei paesi di origine tramite le sedi di ambasciate e consolari. Su questo una recentissima sentenza della CEDU ha di fatto consentito alla Spagna di agire in questo modo. Su questo Fratelli d'Italia, anche correzione di questo decreto, ha presentato un emendamento. Se questa può essere una soluzione per aiutarla a risolvere il problema ed evitare un'immigrazione irregolare e non controllata sul nostro Paese, concludo Presidente, la invito a suggerire alla sua maggioranza di accogliere l'emendamento di Fratelli d'Italia. In sostanza quello che le vogliamo dire è che forse le priorità del governo sono diverse da quelle degli italiani. Sospendete e ritirate questa
atto che ormai non è più un decreto sicurezza, è diventato semplicemente un decreto di immigrazione che sana l'immigrazione clandestina, e occupatevi delle priorità che oggi gli italiani vi chiedono, perché rischiamo di avere un paese in ginocchio. Il riferimento a quello che è accaduto anche nella calendarizzazione dei lavori della Camera mi pare chiaro: la maggioranza ha voluto per forza portare a casa questa ulteriore sanatoria dell'immigrazione clandestina, ma ha messo al secondo posto il decreto Covid, che dava invece le risposte sulla sicurezza sanitaria ed economica alle imprese e alle famiglie italiane. Grazie collega, anche lei ha esaurito tutto il tempo. Ora ho il collega Perconti. Per il Movimento 5 Stelle non si sente bene il suo microfono. Provi di nuovo a parlare. Presidente. Ora okay. Meglio, prego. Sì, una domanda veloce al Ministro. Io intanto lo ringrazio per l'impegno che ha attuato durante questa emergenza sanitaria in Sicilia. La posizione delle navi è stato sicuramente un provvedimento molto utile, dato il contesto precario della sanità che tutti conosciamo. Con il decreto agosto sono stati dati dei sostegni ai comuni che erano impegnati con il peso della gestione dei flussi. Infatti il Movimento 5 Stelle ha presentato degli emendamenti per rendere strutturali questi sostegni, e quindi chiedo al Ministro se vuole prendere dei provvedimenti in tal senso, quindi garantire un sostegno a tutti i comuni di confine che sostengono il peso della gestione di tutti i flussi migratori. La ringrazio collega Perconti. Miceli, prego. Grazie Presidente, io colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta il Ministro e per la prima volta per dover stigmatizzare il modo in cui di fatto la richiesta di audizione pervenuta dalle opposizioni come una richiesta finalizzata a provare a trovare una sintesi sul testo, un confronto di merito, in realtà si è risolta, come temevamo, nella semplice trasposizione di dichiarazioni trite e ritrite, scevre da qualsiasi verità, tanto in fatto quanto in diritto, mi viene da dire, scollegate dalla realtà testuale di un provvedimento che è sottoposto agli occhi di tutti. Perché vede, quando ci si accusa di un posizionamento ideologico e si continua a dire che questo non è un provvedimento sicurezza, un decreto sicurezza, e beh, lì si manifesta già il posizionamento ideologico delle controparti, le quali non riesco a comprendere il perché non riescano ad accettare il fatto che questo è un decreto immigrazione. È così, non è un decreto sicurezza, perché per noi, a differenza di quanto hanno fatto queste opposizioni, il concetto di sicurezza è un qualcosa di molto più complesso. È un qualcosa di molto più complesso che ha a che fare con altri provvedimenti, lo abbiamo detto più volte. Si vuole parlare di sicurezza, di protezione al terrorismo, facciamolo nelle sedi opportune, facciamolo quando tratteremo l'atto Camera 242, vogliamo parlare di polizia locale, facciamolo quando tratteremo l'atto 243, vogliamo parlare di denari e di somme a disposizione delle forze dell'ordine, facciamolo adesso in legge di bilancio, ma non utilizziamo in maniera fuorviante un testo che non ha nulla a che vedere con le cose che voi in questa sede provate ad insinuare. Aggiungo un elemento: siccome ad oggi si continua a ritenere che la volontà di dare luogo a questa modifica normativa sia da imputare solamente all'ideologia, io, e questa è l'unica cosa che chiedo, e siccome si prova a far passare il concetto che in realtà con l'intervento e con la nomina del ministro Lamorgese improvvisamente si sia deciso di disapplicare i decreti precedenti e come per magia gli sbarchi si siano rimaterializzati per effetto di un mutamento del governo, a me risulta, e ne chiedo conferma al Ministro, che mai da parte del Ministro o da parte del governo attuale sono state disapplicate norme
ben che meno i decreti sicurezza 1 e 2, e che a maggior ragione gli sbarchi che si sono verificati fino alla data di entrata in vigore del decreto attuale, del decreto immigrazione, si sono verificati tutti in costanza e perfetta vigenza ed efficacia del decreto Salvini e dei decreti sicurezza, con la conseguenza che se c'è una ragione per cui proviamo a modificare alcune norme, perché queste oggettivamente, e i numeri ci danno ragione, si sono dimostrate inefficaci ad affrontare un problema che peraltro chi oggi ha preso parola e che ieri invece ricopriva le vesti di governo ed era seduto a quel banco sa perfettamente che in quelle occasioni gli contestammo. Quando all'allora sottosegretario al Ministero dell'Interno dicevamo che quei decreti avrebbero prodotto insicurezza, perché avrebbero creato una massa informe di soggetti non identificati, non identificabili, che non avevano un'iscrizione all'anagrafica e che a nostro avviso quella non iscrizione poteva costituire un profilo di illegittimità costituzionale, e che in ogni caso, quando anche non fosse stato così, cosa che invece è accaduta con sentenza della Suprema Corte, e avrebbe comunque prodotto una situazione di indeterminatezza di soggetti liberi di vagare nel nostro territorio in assenza di quei rimpatri, con la Tunisia che veniva aggredita dall'allora ministra dell'Interno al primo giorno di insediamento. Ecco, quando dicevamo tutto questo, dicevamo evidentemente qualcosa che si è verificato. Ecco, chiedo quindi al ministro se può darci contezza del fatto che è stata in qualche modo disapplicata da lei e su sua indicazione la normativa precedente, e se è in grado di darci il Ministero, se del caso anche con delle statistiche e dei dati matematici, quello che è il numero degli sbarchi che si sono verificati fino all'ultimo giorno di efficacia e di esistenza in vigore dei decreti sicurezza 1 e 2. Grazie. Grazie a lei. Ora c'è l'intervento del collega Berti, perché il tempo a disposizione del Movimento 5 Stelle non è esaurito, quindi ha 3 minuti a disposizione. Prego. Grazie Presidente. Alcune domande sul decreto e poi una considerazione generale sul tema dell'antiterrorismo, dato che è stato anche evocato dai colleghi dell'opposizione. Volevo chiedere se, dato che è stato anche citato al suo intervento, se il diritto alla scaletta, i 3 giorni che sono previsti per il ricorso dei soggetti a provvedimento di espulsione, nel caso in cui la commissione territoriale non risponda, se il provvedimento di espulsione viene attuato o viene comunque sospeso in attesa del ricorso del migrante. Sul tema CPR è innegabile che 7 CPR in tutta Italia creano problemi anche di carattere logistico alle forze dell'ordine, e quindi se saranno previsti interventi per, come prevedeva il decreto Minniti, in realtà in maniera abbastanza vaga, per aumentare il numero di CPR nella regione per cercare di facilitare le operazioni di espulsione per chi non ha diritto a restare. Sul tema più europeo, 2 temi. Lei ha dichiarato il 6 novembre un'operazione con la Francia, sia per i controlli verso la Tunisia, pattuglie miste per il controllo dei confini Francia-Italia e navi aerei per segnalare le partenze dalla Tunisia, se ci sono stati progressi in questo senso. E su antiterrorismo vorremmo capire perché, come sono andate le dinamiche sul fatto che l'Italia non era stata inclusa in questo dibattito di Francia, Austria, Germania e Paesi Bassi in Europea. Il ministro degli affari europei francese ha auspicato comunque un coinvolgimento italiano. Non dobbiamo eccessivamente legare il fattore terrorismo e immigrazione, questo è manipolatorio, perché i dati appunto della Francia ci dicono che su 30 terroristi in Francia 22, quindi oltre il 70%, erano persone nate e cresciute in Francia, radicalizzate in Francia. Però l'apporto italiano c'è. Basti pensare a Europol, che abbiamo adesso un vicepresidente italiano, e purtroppo il 90% dei contributi informativi a Europol proviene da 5 paesi, quindi serve sicuramente uno sforzo europeo per aumentare il database della forza di polizia, che poi servono nelle operazioni di antiterrorismo. Grazie. Grazie a lei. Direi che questo primo giro si è concluso, non vedo altre richieste di intervento, quindi cedo nuovamente la parola alla ministra Lamorgese per la replica. Prego, ministra. Deve attivare il microfono.
Ecco, ora mi sentite? Sì, la sentiamo, prego. Allora, no, grazie per le domande, perché mi dà anche la possibilità di chiarire alcuni aspetti. Allora, partiamo dall'onorevole Molteni. L'onorevole Molteni, essendo stato sottosegretario qui all'interno, conosce bene tutte le dinamiche e tutte le situazioni che si sono presentate, ovviamente anche nel periodo diciamo dell'anno precedente a cui io sto qui. Non è vero che io ho rappresentato un quadro idilliaco, perché mi sembra diciamo non... come se si volesse far intendere che io dico che è tutto perfetto, va tutto bene e quindi non abbiamo niente da fare di aggiuntivo rispetto a quello che noi stiamo ponendo in essere. Questo non posso dirlo e non l'ho detto, quindi qua il idilliaco non ce n'è assolutamente. Io quello che voglio dire è che gli arrivi, quello è il discorso che ho sempre fatto degli sbarchi autonomi, che purtroppo ci sono sempre stati e su cui è difficile intervenire se non tramite, diciamo, i paesi di provenienza, ma l'ho detto prima quando ho un po' relazionato su tutti gli aspetti che, diciamo, dell'immigrazione e delle criticità. Criticità certo che ce ne sono, criticità dovute soprattutto a quella che è la situazione pandemica, ma non solo, criticità anche dovute a questi arrivi autonomi, che quando ne arrivano tanti ovviamente è di difficile gestione. Il centro, il punto di, diciamo, di sbarco, l'hotspot di Lampedusa, in questo momento lo stiamo svuotando e le procedure per i riconoscimenti, anche per motivi di sicurezza, vanno più a rilento, perché vengono, mentre prima venivano fatte tutte le identificazioni sulle navi e quindi immediatamente, nonostante che noi avessimo, diciamo, la disponibilità della nave per poterli mettere immediatamente lì, oggi, pur avendo la disponibilità, sono ancora alcuni a Lampedusa, perché le procedure le facciamo a terra e quindi ovviamente con tutte le difficoltà anche di tempi e di organizzazione. Vorrei dire che a proposito degli sbarchi, diciamo, della Spagna, quello che emerge è come se soltanto l'Italia avesse dei numeri elevati. Io l'altro giorno, proprio che eravamo in collegamento con il ministro spagnolo, mi diceva che aveva avuto circa 18.000 arrivi nel 2020 e a ottobre 5.300 persone sbarcate dalle Canarie, quindi, ed era un picco che loro non raggiungevano da 10 anni. E al 7 novembre, quindi i primi 7 giorni di novembre, hanno avuto 1.400 persone. Quindi vuol dire che il fenomeno dell'immigrazione in questo periodo riguarda l'Italia, sì, perché è un paese di primo approdo, ma riguarda anche altri paesi, e secondo me una delle cause sicuramente è la pandemia, che ha reso tutto più difficile. Vorrei anche dire all'onorevole Molteni, che mi ha chiesto che fine ha fatto Malta. Io vorrei dire che Malta ha avuto un esito positivo fino a quando c'è stato, cioè fino a fine della pandemia, tant'è che vorrei leggere dei numeri che sono dati di fatto, non pandemie fantasie, ma si dice che prima dell'accordo di Malta erano state ricollocate 125 persone. Mentre collega, mi scusi ministro, allora l'abbiamo persa per un attimo, non abbiamo potuto udire proprio il numero che stava pronunciando, quindi se lo può ripetere. Allora, per cortesia. Stavo dicendo che il trend dei trasferimenti per Malta ha avuto un incremento notevole dopo l'accordo di Malta, perché vorrei dire
che dal 1 gennaio al 23 settembre 2019 sono state collocate 125 persone, quando invece fino alla fine dell'anno noi ne abbiamo, quindi dal 23 settembre, quindi alla fine dell'anno, ne sono state ricollocate 888, quindi circa l'88% delle ricollocazioni è stato effettuato all'esito di Malta con partecipazione. Certo, questo ha ragione se dice che l'Europa non partecipa, perché in effetti non è che partecipavano i 27 paesi dell'Europa, ma erano sempre quei 7-8 paesi volenterosi con numero diciamo maggiore ripartito tra Francia e Germania che ha fatto la differenza in quel periodo. Malta che poi purtroppo si è bloccato a seguito del Covid, e poi noi sappiamo che c'è l'accordo, ora questo progetto, il patto per l'asilo che vorrebbe superare Dublino, ma su cui io l'ho detto in più occasioni che non mi soddisfa assolutamente, e come non soddisfa i paesi di primo approdo, perché certamente c'è stata una ricollocazione prevista soltanto per quei paesi che hanno più del 20% di possibilità di accoglimento della domanda d'asilo, e noi siamo al di sotto del 20%, perché ripeto, se noi consideriamo la situazione della Tunisia, è il paese da cui arrivano di più ed è un paese sicuro, quindi sicuramente non fanno parte poi di quella ricollocazione immediata come viene previsto nel patto. Quindi certo ci sono degli aspetti che noi stiamo portando avanti come nostra trattativa, anche nel GAE che abbiamo fatto l'altro giorno, e su questo stiamo cercando di operare affinché al termine della presidenza tedesca, quindi a dicembre, non si arrivi allo stralcio di disposizioni contenute nel patto, perché secondo noi dobbiamo operare su una logica di pacchetto, che altrimenti potrebbe, laddove fosse approvata una singola disposizione, potrebbe rendere più difficile anche la trattativa sulla questione generale. Su questo abbiamo trovato accordo anche con gli altri paesi, per cui io vedo difficile che si possa concludere qualcosa al di là di quelle che sono linee generali su cui ci possiamo anche stare, ma non dobbiamo andare nei singoli aspetti, perché i singoli aspetti c'è bisogno ancora di trattative serrate da parte dei paesi europei. Per quanto riguarda la questione della protezione umanitaria, perché mi pare che era l'altra questione che veniva posta anche dall'onorevole Ravetta e anche dall'onorevole Molteni, il discorso che si dice che vorrei fare è questo. Noi, quando è stato soppressa quella che era la protezione umanitaria ed è state introdotte altre formule che, come quelle contenute nel provvedimento, cosa ha comportato? Ha comportato che tutta una serie di migranti che sono arrivati nel nostro paese non hanno potuto godere di alcun tipo di accoglienza, e quindi praticamente noi ce li siamo ritrovati per strada, casomai con il foglio di via, perché non potevano andare nei CPR, perché come vi ho detto, i CPR hanno, se anche ne avessimo un numero molto più elevato rispetto agli attuali numeri, non consentirebbe comunque, con gli arrivi che noi abbiamo avuto quest'anno, consideriamo che i tunisini, come dicevo prima, sono soltanto loro circa 12.000, dovremmo avere 12.000 posti per fare i rimpatri, non 1.200 o 3.000 o 5.000, cioè 12.000, 13.000 posti per consentire soltanto a quelli di nazionalità tunisina. Quindi consideriamo questo, che è un discorso di concretezza, e che l'onorevole Molteni, avendo svolto qua
è stato sottosegretario, sa bene qual è tutta la procedura, non gliela devo spiegare io, ma questo lo dico anche per gli altri presenti qui. Vorrei anche dire che per quanto riguarda la questione della Spagna, non so chi di voi ha detto che, forse l'onorevole Prisco, forse ha detto che la Spagna organizza diciamo quelli che sono i colloqui per i richiedenti asilo, cioè per coloro che hanno titolo prima della partenza nei paesi di origine. Questo, guardi, in realtà questa non è proprio così, perché noi questa linea l'avremmo già utilizzata per esempio in Tunisia se fosse stato possibile, perché tutto si opera con la collaborazione dello Stato terzo, tipo ecco questi assetti che noi vogliamo mettere con la collaborazione della Tunisia per evitare che partano, ma tutto si realizza se c'è la collaborazione del paese terzo. E comunque sia, diciamo che la CEDU non autorizza la presentazione della domanda all'estero, ma dice solo che se il paese predispone varchi di ingresso prestabiliti può respingere quindi coloro che non rispettano tali varchi. Ma tutto ciò non vuol dire che non possono fare la domanda quando arrivano, per esempio, in Spagna, tipo quelli che sono arrivati ora dalle Canarie o quelli che sono anche arrivati nei periodi precedenti. Quindi non consente di impedire la presentazione della domanda, ma questo non lo consente neanche, cioè anche per noi, se andassero al consolato tunisino e presentassero la domanda, certo che potrebbe essere presa. Il fatto è che non la presentano, quindi adesso chiederò anche al collega spagnolo quante domande hanno avuto tramite l'ambasciatore, la consolato, l'ambasciata che sta là, che da quello che mi risulta non ce ne sono state. Quindi questo è quello. Però chiederò meglio, perché se questa è una possibilità, a maggior ragione. Poi mi si dice sempre che io non sarei stata invitata al vertice, e devo dire che il vertice è a livello di presidenti, cioè io sono ministro dell'interno, non sono né, diciamo, non sono a livello della Merkel, era un vertice che si faceva con i presidenti, che è stato limitato quel vertice ai paesi che hanno avuto tra l'altro episodi di terrorismo, e ovviamente partecipava la Germania, perché ha la presidenza europea in questo momento, quindi diciamo c'è anche una logica in questo. Però quando mi si dice che non la Lamorgese non viene considerata al vertice, mi fa piacere, ma insomma comunque sia, non avrei, anche volendo, anche invitata, non avrei potuto partecipare, questo lo voglio dire, ma questo lo sapete anche voi che siete lì ad ascoltarmi. Poi per quanto riguarda gli sbarchi che sono arrivati, e questo mi pare che l'ha detto l'onorevole Miceli, noi abbiamo avuto, perché si dice, ma gli sbarchi che abbiamo avuto quest'anno in effetti sono sbarchi che abbiamo avuto anche nel periodo, diciamo, vigente il decreto, il provvedimento 113 di sicurezza 1 e sicurezza 2. In effetti a decreti vigenti noi abbiamo avuto comunque sbarchi che sono stati circa nel numero di quindi numeri, quindi dal periodo precedente, perché questa è una somma che fa del periodo 2018 2346, 2019 sono 11.471 e 2020 quindi sono circa 23.726, che sono vigenti il provvedimento del decreto di sicurezza. Per quanto riguarda poi gli arrivi alla scaletta, no, questo vorrei dire che la domanda sulla scaletta, se è dichiarata inammissibile, diciamo il migrante può essere espulso immediatamente, quindi in questo è ben scritto, quindi la regola è questa. Poi mi pare, vorrei dire anche un'altra cosa per quanto riguarda la Francia, perché innanzitutto è stata, diciamo, molto letta in maniera polemica la questione del tunisino, che devo dire che è un atto gravissimo, che è andato in
in Francia, a Nizza, e purtroppo è successo quel gravissimo episodio. Però io, come ho detto anche in altre occasioni, purtroppo, essendo questo la porta d'Europa, quando non ci sono segnalazioni, perché tanti quando ci vengono segnalati nelle banche dati o ci arrivano le segnalazioni tramite quelle che sono le autorità di provenienza, noi è ovvio che facciamo immediatamente l'espulsione per motivi di sicurezza nazionale, per motivi di ordine pubblico. Infatti tant'è che quest'anno ne abbiamo fatti già 57 di espulsioni. Però vorrei dire anche su questo che la Francia, in maniera, diciamo, è stato detto, mi pare, da qualcuno di voi, che ha chiuso Schengen per questo fatto qua. Devo dire che Schengen è chiuso dal 2015, cioè è un discorso questo, che i francesi hanno prorogato i controlli alla frontiera dal 2015, anche con l'Italia, dopo i vari episodi terroristici che hanno avuto, con gravi danni, gravi morti, quindi davvero ricordiamo purtroppo tutti gli episodi che si sono verificati. Quindi dal 2015 adesso hanno ripristinato i controlli alle frontiere, che ogni volta viene prorogato, così come è stato prorogato anche ora, fino ad aprile 2021. Vorrei anche dire che quelli che sono gli episodi che sono capitati, purtroppo dico sempre, a Nizza, però anche in precedenza, se noi consideriamo quello che è successo con al London Bridge, ovvero nel 2017, oppure i vari episodi che sulla Rambla a Barcellona, oppure la metropolitana di Londra, cioè sono episodi che hanno coinvolto anche il nostro paese, nel senso che casomai sono transitati da noi. Basta ricordare il caso di Amri, che anche di ritorno, perché vorrei dire anche questo, Amri per caso, qua non c'è bisogno che mi dilungo perché tutti sapete com'è andata, lui è tornato, è vero che era arrivato in Sicilia, poi è andato in Germania e poi alla Germania. Ministra, deve avere l'accortezza di parlare meglio nel microfono, altrimenti non la possiamo sentire. Abbiamo perso gli ultimi 10 secondi di intervento. Allora dico, parlavo di Ameri, vi sentite ora? Sì. Allora, parlavo di Amri, per esempio, che quando fece, che era arrivato in Sicilia e poi era andato in Germania. Nel 2017 aveva fatto quell'atto di terrorismo ai mercatini di Natale, e poi era ritornato tramite il Belgio, poi nel Belgio, dal Belgio era, quindi era uscito dalla Germania, dalla Germania è andato in Belgio, dal Belgio è arrivato in Italia, e per un puro caso a Sesto San Giovanni, voi vi ricorderete, ha trovato sulla sua strada due poliziotti, tra l'altro due giovani poliziotti, che hanno avuto la prontezza di capire la situazione di pericolo, e quindi è andata a finire bene per i nostri poliziotti e male per il terrorista. Però anche in quel caso lui aveva attraversato vari paesi prima di arrivare da noi. E quindi voglio dire, purtroppo il problema è un problema che noi dobbiamo assolutamente monitorare, seguire tramite l'intelligence, tramite le forze di polizia. Noi abbiamo il CASA, che è il Comitato Strategico Antiterrorismo, perché si riunisce ogni settimana, a cui più volte partecipa anche il Ministro dell'Interno, quindi ora partecipo io, ma partecipava sicuramente il mio predecessore e prima ancora anche gli altri.
Quindi sono procedure e attività che nel Ministero vengono seguite con tanta attenzione e chi c'è stato sa bene come funziona la macchina qua, quali sono i problemi, come vengono affrontati, come si cerca di far fronte. Quello che voi dite per quanto riguarda i poliziotti, qualcuno di voi l'ha detto, in effetti è vero, oggi noi abbiamo diciamo una situazione di scontri anche con episodi di violenza anche nei confronti delle forze di polizia e devo dire che su questi aspetti tipo quello di Monastir io immediatamente ho detto di liberare il tetto perché i nostri poliziotti, le nostre forze di polizia sono sottoposti a un impegno. Ministra, l'abbiamo persa nuovamente. Ha un impegno elevato, mi sentite? Non benissimo, deve parlare più vicino al microfono. Dico perché effettivamente sì. le nostre forze di polizia stanno sostenendo un impegno elevato su cui non si risparmiano e quindi la gratitudine ci deve essere sempre, però occorre anche cercare di rendere più facile anche il loro lavoro ed è per quello che per esempio per Monastir ho dato indicazione assolutamente di ridurre le presenze in quel centro e di denunciare coloro che si sono resi diciamo partecipi di questi atti di violenza proprio ai sensi di questo provvedimento che adesso è all'esame del Parlamento. Non mi pare che aspetti che voglio vedere se c'è qualche altra domanda. Volevo dire, ecco, questa cosa mi ero segnata per potervela dire, oggi quanti sono i positivi nei centri? Mi sentite? Sì, la sentiamo, sì. Per quanto riguarda la positività registrata sulle navi quarantena, che devo dire che secondo me sono state una soluzione al problema in modo da non dare sicurezza anche ai territori che ovviamente stanno vivendo restrizioni dovute al Covid e quindi era naturale che noi assumessimo questa decisione di non far avere contatti anche per evitare quello non so chi di voi l'ha detto forse l'onorevole forse il Prisco se per Conti per evitare quelli che sono le fughe dai centri e su questo devo dire che le navi garantiscono una maggiore controllo della situazione perché ovviamente quando scendono è soltanto dopo essere stati monitorati, dopo aver fatto tutti gli esami, i tamponi necessari in modo che non c'è rischio di alcuno di contagio. Comunque ad oggi nei centri, nelle navi, quello che noi abbiamo avuto come positivi e che hanno avuto poi delle parti riservate delle navi, dei ponti proprio dedicati, abbiamo fatto il reparto Covid e il reparto non Covid, peraltro la nave è stata visitata anche dal garante per i detenuti e per i trattenuti, quindi è stata visitata e ha trovato che la soluzione era in linea, in coerenza con quelle che sono le linee generali diciamo di rispetto anche della dignità umana e comunque positivi risultano circa il 9% sulle navi di tutti gli arrivi, mentre nei centri dove sono presenti 55.000 persone, quindi parliamo dei CAS, abbiamo l'1,56% di positivi e nello SIPROIM, dove ci sono presenti 20.000 persone, sono lo 0,98%. Diciamo che tutto viene monitorato proprio per dare garanzia soprattutto ai territori per evitare che
si possano essere episodi di ulteriori, diciamo, di pandemia. Allora, signora Ministra, prendiamo un secondo giro di interventi. Mi manca quel... Magari può ribadire la domanda velocemente. Allora... Scusi Ministro, il suo commento su questi fermi amministrativi alle ONG, la sua sensazione su questa eliminazione delle sanzioni. Prego. Mi devi scusare, ma non l'avevo anche segnato. Allora, quello che volevo dire, i fermi amministrativi, allora qua dobbiamo chiarire una cosa, non è che li fa il ministro dell'interno, perché io leggo sempre, questo è normale che venga tutto riportato al ministero che è responsabile di tutte le procedure per relative alle migrazioni, però i fermi amministrativi sono un'attività di carattere proprio amministrativo che svolge la Capitaneria di Porto nel momento in cui arriva una di queste imbarcazioni della ONG. Allora loro fanno la verifica dei requisiti tecnici dell'imbarcazione e hanno evidentemente verificato che alcune di queste imbarcazioni che vanno a recuperare casomai, quindi a fare attività di salvataggio, non hanno i requisiti di idoneità necessari, quindi correrebbero il rischio di andare a prendere i migranti e poi casomai di avere degli episodi anche di gravità da poterne determinare anche diciamo, casi di ancora più gravi, quindi anziché andare a recuperare poi alla fine si rischia il contrario. Quindi loro chiedono che le imbarcazioni vengano, si mettano a norma in base a quelle che sono le norme, la normativa vigente in tema di sicurezza, perché ogni nave, se io ho una nave che deve fare, che so, nave per il commercio, devo avere dei requisiti. Questa è una nave invece che può fare salvataggio, devono avere anche dei requisiti specifici. Bisogna vedere anche la nave come è registrata, cioè che tipo di attività può fare. Ma questa è una cosa che fanno giustamente le capitanerie di porto, che hanno delle regole ben precise e quindi stabiliscono in base a quelle regole quello che funziona e quello che non funziona. Se trovano che qualcosa non funziona, lo procedono fino a quando la nave poi non si mette in regola. Questa è la regola. D'accordo, io le rinnovo l'invito a parlare precisamente nel microfono perché a tratti la perdiamo purtroppo. Ad ogni modo procediamo con un secondo giro, questo più breve, quindi chiedo ai colleghi di utilizzare al massimo due minuti per intervento, altrimenti poi non abbiamo il tempo di far replicare la ministra. Sisto. Grazie Presidente, grazie Ministro. Non posso negare che... che ha fatto il prefetto per tanti anni, ha certamente la competenza per poter conoscere bene i problemi della sicurezza e di questo le devo dare atto. Però io credo che lei viva un momento molto difficile, perché il suo compito è non solo garantire la sicurezza, affrontare una immigrazione con quei numeri che il collega Molteni, poi si può dire quello che si vuole, i numeri purtroppo non ammettono smentite. I numeri sono questi, siamo in una situazione di netto peggioramento rispetto al passato. Poi un altro compito gravoso, far dimenticare Salvini, e l'altro compito è quello di sopportare questi appetizer verso lo Ius Soli e lo Ius Culture. Perché io considero che in qualche modo la parola trattenimento, che è una parola terribile, suona come se noi volessimo prendere i migranti e trattenerli a forza nel nostro paese. Cioè il sistema del controllo giurisdizionale ha un po' questo tipo di meccanismo. È una complicanza codificata, così io lo interpreto per come è stato modificato in questo decreto, che consente sostanzialmente un accesso indiscriminato attraverso una sorta di autodistruzione delle garanzie. Cioè i tempi sono così complicati e così lunghi che quando si arriva in questo paese basta difendersi per neutralizzare tutti i filtri. Ecco, io trovo che questo meccanismo è un meccanismo autolesionistico, cioè è veramente un modo finto per giustificare un sistema di controlli che in realtà è un non controllo. Quindi siamo di fronte a un recepimento che è il prodromo rispetto al mutamento genetico del problema dell'immigrazione. Ha ragione chi dice che noi siamo diventati l'ultimo paese
sotto il profilo della capacità di fare la differenza. E questo non va bene, perché io, si figuri, se non sono vicino alla necessità degli aiuti umanitari, io ci credo, ho anche una tradizione, ma il punto di fondo non è questo, è che il controllo dovrebbe essere un controllo che fa la differenza, che seleziona, non un controllo che consente assolutamente a tutti di poter rimanere in un tempo indeterminato in un paese. Ecco, io le chiedo se lei si è posto questo problema dell'attività del Ministero degli Interni, ma di un controllo che sotto il profilo giurisdizionale smentisce tutte le forme, anche incisive, che con la sua competenza lei certamente avrebbe potuto assumere. Tonelli, prego, sempre 2 minuti. Grazie Presidente. No, signor Ministro, vorrei partire da un concetto che lei ha espresso, che sul quale non mi trovo per nulla d'accordo, cioè il fatto che Anni Sambri è stato arrestato per puro caso. Non credo che sia stato arrestato per puro caso, è stato arrestato perché le forze dell'ordine hanno fatto il loro mestiere. I delinquenti si arrestano perché vengono cercati. Come i terroristi entrano nel nostro paese perché gli si consente di entrare. Questa normativa, lo ha spiegato il mio collega Molteni prima, ampiamente e in maniera assolutamente esaustiva, crea numerosissime falle. Il fenomeno dell'integralismo islamico è un fenomeno che riguarda decine, per non dire centinaia e centinaia di migliaia di persone, quindi di milioni di persone. E quindi è chiaro che è impossibile avere un'anagrafe dei terroristi. E i sistemi, i criteri che voi avete volete introdurre con questo decreto non fanno altro che garantire la permanenza, l'ingresso e la permanenza di tutte queste persone, tra le quali indiscutibilmente è la legge dei grandi numeri che ce lo conferma, è una statistica, in maniera indissolubile entreranno anche numerosissime persone che purtroppo aderiscono a questa devianza religiosa che è l'integralismo. Però voglio dire una cosa, mi preme. Questo decreto chiaramente è uscito, oserei quasi dire, al 99% dagli uffici del Viminale, è stato concepito, quindi dall'ufficio che lei dirige. E devo dire, non basta alle forze dell'ordine un riconoscimento banale di vicinanza o di elogio. Qui servono strumenti normativi e materiali per poter sviluppare la nostra attività. E i precedenti decreti, che cercate di smantellare quelli Salvini, avevano messo mano al portafoglio, avevano disposto fondi per tutta una serie di strumenti a sostegno delle forze dell'ordine. E io avevo presentato numerosissimi, il gruppo a cui appartengo, avevano presentato numerosissimi strumenti, emendamenti proprio in questa direzione. Vede, lei era capo di gabinetto del ministro Angelino Alfano e l'ha fatto anche in parte per qualche mese per il ministro Minetti. Dopo i fatti di Charlie Hebdo e dopo i fatti del Bataclan, nell'opinione pubblica, sul circuito mediatico, si affermarono alcuni concetti, alcune figure, alcune metafore, alcuni esempi che focalizzavano assolutamente l'inidoneità degli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine. I caschi marci, i giubbetti antiproiettili scaduti in scadenza o comunque inidonei all'arma lunga, le pistole mitragliatrici degli anni 70. E nessuno aveva mai sparato su un bersaglio in movimento. Quest'ultimo è un tassello importantissimo, perché un conto è affrontare un terrorista autoctono, un delinquente, un mafioso, che ha come primo interesse la via di fuga. Altra cosa invece è affrontare chi cerca il martirio volendoti uccidere. Allora le chiedo, visto che tutto questo decreto è uscito dall'ufficio da lei diretto, perché non ha avuto particolare attenzione nel inserire quegli strumenti che erano assolutamente indispensabili alle forze dell'ordine e che tra l'altro sono stati oggetto degli emendamenti presentati dal nostro gruppo, dal gruppo della Lega, che però sono stati resi, dichiarati, tutti inammissibili. Io penso che su questo lei debba fare una profonda riflessione. Grazie. Perché nel far bocciare, nel non avere attenzione su questo, lei si è assunto una grandissima responsabilità. Grazie. Grazie a lei. Maggi. Grazie Presidente, grazie alla signora Ministra. Due punti rapidissimamente, considerati i tempi che abbiamo a disposizione. Uno è sui dati. Negli ultimi mesi abbiamo visto che il cruscotto del Viminale, in cui sono riportati i dati relativi agli sbarchi, non fornisce più i dati in maniera disaggregata.
Questo invece sarebbe molto importante sia per, ovviamente per tutti i cittadini, per un fatto di trasparenza, per gli operatori dell'informazione, ma anche per noi. Quindi ecco, se ci può dire se è intenzione di rilasciare tutti i dati, così come che sono ovviamente in possesso del Viminale, che mostrino ad esempio dove avvengono gli arrivi, in quali località, con quali mezzi, ecco, un'attenzione maggiore a questo punto. Il secondo aspetto riguarda il salvataggio in mare. Abbiamo bisogno, per poter esaminare con il pieno di consapevolezza questo provvedimento e poter comprendere l'impatto che queste norme avranno, di avere una chiarezza maggiore, oltre che sulle norme, anche sulle prassi. La domanda è questa: il Viminale ha mai dato una indicazione alle forze di polizia o alla Guardia Costiera di non effettuare salvataggi in mare oltre le 12 miglia, cioè al di là delle acque territoriali? Perché noi molto spesso abbiamo visto che le imbarcazioni, soprattutto quelle provenienti dalla Libia, stracariche di persone in pericolo di vita, vengono avvistate anche a 30 miglia, ma poi non si interviene finché non si raggiunge il limite delle acque territoriali. Quindi la domanda è semplice e diretta: c'è mai stato da parte del Viminale o di altre autorità che lei sia a conoscenza l'indicazione di non effettuare salvataggi al di fuori delle acque territoriali? Grazie. Ultimo intervento del collega Bignami, che è in collegamento, di Fratelli d'Italia. Anche per lei 2 minuti. Grazie Presidente. Devo dire che le parole del Ministro ci lasciano a dir poco perplessi, al di là dell'espressione porti girevoli sui centri di permanenza per il rimpatrio, che credo che si commenti da sola. Anche il fatto che ci venga a riferire che lei non c'entra niente, del dato che non è stata chiamata al summit sul terrorismo perché al massimo non è stato chiamata ai Conte, quindi tra le due è peggio. Ci permettiamo sommessamente, anche per quanto concerne il tema delle sanzioni, che il Ministro invece non più è Presidente del Consiglio ma scarica sulle capitanerie di porto, di ricordare che la presenza del Consiglio dei Ministri è un organo collegiale, quindi dovrebbe comunque esserci una ripartizione di responsabilità, quantomeno in sede politica. E in quel summit ha partecipato anche i Paesi Bassi, che oltre che la Germania, l'Austria, la Francia, a dimostrazione che ci sembra un po' flebile l'indicazione che l'Italia, non essendo stata toccata da atti di terrorismo, non è stata invitata, anche perché il Ministro stesso poi poco fa ci viene a dire che in realtà l'Italia ha avuto episodi di situazioni di terrorismo, citando anche l'arresto da parte dei bravissimi, l'intervento da parte dei bravissimi nostri agenti a Sesto San Giovanni. E quindi, Ministro, viene quasi il dubbio, ma quel decreto, queste modifiche le ha scritte lei? Perché anche su questo abbiamo dei dubbi, proprio in ordine al tema, ai temi concreti che lei affronta. E quindi vogliamo rassicurazione del fatto che oggi l'Italia non sia governata da una burocrazia evidentemente attenta a difendere se stessa e non a perseguire gli interessi degli italiani. In più, ci permettiamo di insistere sul fatto che su questo summit che si è svolto a livello europeo l'Italia sia stata esclusa, non il Ministro, il Presidente del Consiglio. Ci permettiamo di rilevare che dalla padella alla brace, che l'esclusione del Presidente del Consiglio è ancora più grave, se possiamo così ritenerla. Evidentemente mira, vista anche le determinazioni che pare essere state assunte, a trasformare davvero l'Italia in una sorta di hub per migranti, vista la proposta anche di arrivare fino a 3 anni, che appunto è stata riferita, di permanenza nel territorio dello Stato in cui sbarcano questi soggetti, che è stata prospettata all'interno di questo summit. Bene, allora questi ultimi 10 minuti per l'ultima replica della Ministra, prego. Ecco, allora parto dall'onorevole Sisto per quanto riguarda i controlli. Allora, i controlli vengono effettuati, che sono controlli di sicurezza, di polizia, ogni volta che arrivano, quindi viene verificato se sono nelle banche dati. E poi c'è tutta una procedura, cioè ci sono quelli che fanno richiesta d'asilo, che vanno nei centri, coloro che non fanno richiesta d'asilo e che tipo i tunisini, là dove è possibile viene fatto il rimpatrio, o altrimenti a una norma che è contenuta nel decreto
immigrazione, il 286, è previsto il foglio di via. Questo perché sembra che la parola che io abbia detto, porte girevoli, poi tutto viene ovviamente utilizzato, non so perché, ma io voglio essere ben chiara, cioè, porte girevoli vuol dire solo una cosa, vuol dire che noi funzionano i CPR se noi abbiamo la possibilità di fare rimpatri veloci, quindi entrano, escono ed entrano gli altri che sono irregolarmente presenti sul nostro territorio nazionale. Non mi ricordo chi, forse nella prima parte delle domande, ma ora si collega bene la questione dei rimpatri europei. Allora, la richiesta che io ho fatto in Europa è che ci siano degli accordi a livello europeo, con i paesi terzi, africani, proprio per consentire a questi accordi di rimpatri di avere più forza. Per il rimpatrio di coloro che irregolarmente stanno sul territorio. Attualmente l'Europa non ha accordi di rimpatrio con i paesi terzi. Gli paesi che noi abbiamo degli accordi che funzionano, abbiamo degli accordi di ammissione e intese tecniche con tutta una serie di paesi che però diciamo, hanno dei limiti anche numerici per quanto riguarda ovviamente voglio dire, abbiamo accordi con l'Albania, l'Armenia, la Bosnia, Capo Verde, Georgia, ma non per i soldi Ministra, la sentiamo di nuovo male, la sentiamo di nuovo male. non riusciamo a fare, ma non da ora, voglio dire, non riusciamo a fare velocemente i rimpatri, anche perché, ripeto, l'Europa non ha accordi di rimpatrio con i paesi africani. Quindi il punto è questo. Io ho chiesto che si facciano degli accordi a quel livello. Noi abbiamo i nostri accordi. Ma se fosse così semplice, non è una questione di questo anno, è questione di tutti gli anni precedenti, che purtroppo gli accordi di rimpatrio hanno consentito diciamo, la riammissione nei paesi numeri sempre limitati rispetto ai numeri che nel frattempo sono arrivati. Quindi capisco bene il problema e su quello stiamo lavorando proprio anche con gli altri paesi europei perché hanno tutti questo tipo di riscontro negativo ai fini delle riammissioni. Anzi, forse noi siamo uno dei paesi, proprio perché paese di frontiera, che abbiamo avuto degli aspetti più positivi in termini di riammissioni. Per quanto riguarda poi l'altra domanda, no, io non ho detto, qua voglio fare a Tonelli, non ho detto che è stato preso per caso, non ho detto questo, ho detto che è arrivato in Italia e che la preparazione di due giovani poliziotti ha consentito poi che si potesse intervenire nell'immediatezza, quindi con la morte del terrorismo. Io dico sempre che oltre che la professionalità, che vorrei dire che ci viene riconosciuta dappertutto, tant'è vero che noi abbiamo avuto il riconoscimento vertice del terrorismo europeo che è arrivato il dottor Calderani, che appunto è nostro e quindi è un riconoscimento da parte degli altri paesi di come l'Italia sia avanti in tutte le attività antiterrorismo e di come gli altri paesi vengano da noi per apprendere quelle che sono le tecniche anche investigative e di intervento delle forze di polizia. Vorrei dire poi, per quanto riguarda l'onorevole Maggi, guardi, a me non mi risulta, quindi poi ce lo farà vedere qual è questo dato disaggregato, perché
A noi risulta che, a me personalmente, quello che ho visto sul cruscotto è sempre lo stesso, o non ho capito bene la domanda, ma noi non abbiamo modificato niente, quindi casomai ci lo fa sapere poi per vedere, ci fa vedere qual era il cruscotto precedente, ma qua mi dicono che non risulta nessuna modifica negli ultimi anni, quindi non, questo che dice non riesco a capirlo bene. E poi per quanto riguarda il Viminale, che ha dato mai indicazione dell'intervenire o non intervenire, noi non abbiamo dato indicazione, devo dire che quando ci richiedono interventi urgenti, e vorrei noi, tipo quello l'altro giorno proprio, che in Libia è andato uno dei nostri mezzi per recuperare un'imbarcazione che stava in gravissima difficoltà, tant'è che poi è morto anche quel bambino, non abbiamo fatto in tempo ad arrivare, hanno telefonato alla Capitaneria di Porto che ci ha informato che stavano partendo per andare a recuperare, perché avevano chiamato anche a Malta che non rispondeva, e quindi sono andati a recuperare almeno una parte di quelli che avevano bisogno. Tengo anche a dire che non c'è bisogno di dire andare o non andare, perché ci sono le norme di diritto internazionale, per cui ognuno, diciamo, quando arriva un'imbarcazione, non è che io posso andare nelle acque libiche o nelle acque maltesi, ognuno ha una responsabilità. Le acque, le SAR sono state individuate proprio per questo, perché ognuno abbia una propria specifica competenza, e quindi su questo vorrei dire, quindi non abbiamo dato indicazione di alcun genere, perché vige la legge del mare, quelle che sono le norme di diritto internazionale. Vorrei dire all'onorevole Vignani, che addirittura ritiene che il Consiglio dei Ministri doveva parlare del fermo delle navi, ma a me non è mai capitato di parlarne in Consiglio dei Ministri, perché ripeto, questa è un'attività tecnica, procedurale, e quindi non necessita certo di un'attività di governo, perché coinvolge le attività di carattere tecnico-amministrativo che fuoriescono dall'ambito diciamo di responsabilità dei ministri, perché se c'è un qualche cosa di regola tecnica non in linea con le regole nazionali, allora è ovvio che la Guardia Costiera deve intervenire per far rispettare quelle che sono le disposizioni di legge. Quindi non c'è bisogno neanche di coinvolgere i ministri, perché se non lo facesse incorrerebbero loro in responsabilità. Uno. Per quanto riguarda l'ulteriore osservazione fatta dall'onorevole Vignani, dove mi pare che dice che io voglio scaricare sul presidente Conte, assolutamente io non scarico niente, ho detto che io ritengo che siano stati invitati i paesi che hanno avuto problemi, diciamo eventi terroristici, io ovviamente per la Germania, ripeto, come presidenza, mi diceva anche di un altro paese che mi pare che era l'Olanda, ma questo io non me lo spiego, non glielo so dire, perché ripeto, non sono... Ministra, l'abbiamo persa nuovamente. Perché non sono nell'organizzazione di questi vertici, quindi presumo che l'intervento dell'Italia, perché sta poi effettuata in maniera successiva, ma ripeto, fuoriesce dal mio ambito, questa è una richiesta a cui rispondo nei termini che io conosco. Mi pare che queste siano le domande, non me ne risulta nessun'altra. Sì, credo abbia risposto a tutti.